tempo era una terra caratterizzata da perenni acquitrini, piena di paludi, ricca d'acqua. Poi un'intensa opera di bonifica, completata all'inizio del Novecento, ne ha profondamente cambiato l'aspetto. Parliamo della Terra d'Arneo, un'area tra le più interessanti della penisola salentina che si estende sul versante ionico tra San Pietro in Bevagna e Torre dell'Inserraglio. Un tratto di costa frastagliata e lussureggiante, dove si sviluppa il Parco Naturale di Porto Selvaggio. Oltre 1000 ettari di natura incontaminata, tra macchia mediterranea e pini d'Aleppo, ideale per gli amanti del trekking, con al suo interno alcuni siti di indubbio valore storico e paesaggistico. Di particolare rilievo, la Grotta del Cavallo, il più antico complesso italiano di epoca paleolitica. E pochi chilometri più in là, la Palude del Capitano, un'oasi di pace e tranquillità. Abbandoniamo a malincuore questo enorme polmone verde e ci immergiamo nel cuore della campagna salentina, dove si estendono in perfetta armonia chilometri e chilometri di vigneti, una distesa sconfinata che esprime il massimo della propria bellezza durante la vendemmia tra agosto e settembre, ma che conserva inalterato il suo fascino anche in questa stagione. È qui che nascono alcuni dei migliori vini del Salento, il Primitivo, il Negramaro, la Malvasia, ed è sempre qui che viene conservato il prezioso nettare di Bacco in cantine scavate nella roccia o all'interno di incantevoli barriccaie, spesso edificate a due passi da affascinanti manieri, come nel caso di Castello Monaci, in passato luogo di culto e meditazione, abitato dai monaci basiliani, oggi struttura di charme con accanto un pregevole museo del vino. Ma dimore storiche e antichi castelli sono una costante di queste terre. Non lontano da qui, nel centro di Copertino, sorge l'imponente complesso edificato attorno al Mastio Angioino, il castello cinquecentesco circondato da un ampio fossato e da 4 poderosi bastioni angolari. Al suo interno, di particolare valore, la cappella dedicata a San Marco, con i suoi affreschi gelosamente custoditi, e ai due lati dell'altare gli imponenti sarcofagi appartenenti a Stefano e Uberto Squarciafico. Ma Copertino è anche città natale di San Giuseppe, protettore di studenti ed aviatori, noto per il particolare dono della levitazione. La casa natale del santo sorge a pochi passi dal castello, all'interno del santuario di San Giuseppe, dove è anche possibile venerare le numerose reliquie presenti. Copertino, con le sue viuzze, il suo barocco e le sue tante chiese, però, è anche ideale punto di partenza di numerosi percorsi turistici che conducono alla scoperta di ville storiche e case coloniche. Noi ne visitiamo un paio. Masseria Marchioni, un tempo dimora estiva della principessa Denghien, circondata da ulivi e muretti a secco, e Casa Porcara, edificata sul sito di un casale medievale, oggi sede di un apprezzato centro didattico. Strutture di pregio, tutte da scoprire, magari dopo aver fatto un bel tuffo nel mare di Porto Cesareo, un autentico angolo di paradiso che sorprende e rapisce per la limpidezza delle sue acque e per l'incredibile chiarore dei suoi fondali.